Ehi là, bentornati a Let's Play Pikmin 2 con Lethal Blade Ninja. L'ultima volta abbiamo liberato i Pikmin blu e questa volta volevo tornare a Valquiete per vedere come posso utilizzarli per proseguire nell'esplorazione del posto e magari trovare un nuovo dungeon da affrontare. Ok, prendiamo i nostri blu. Ok, aumentiamo un po' il numero di blu. 5, 5, go adesso! E voilà, perfetto. Un gettone blu. Là ci sono un po' di uova per noi. Questi sono già germogliati? Non ancora. Quello nemmeno. Questo sì. Giallo, blu. No, peccato, vabbè. Un po' di blu in più. Andiamo a rompere le uova. Le uova, le uova, le uova. Bueno, bueno, bueno. Oh, sono cresciuti i fiori, molto bene. Giallo, blu. Voilà, perfetto, perfetto. E quindi anche wow. Fa bisogna calcolarla bene. Ah, troppo presto. Vabbè, vabbè. Non è comunque. Non dobbiamo comunque sputarci sopra. È pur sempre una. Un gettone da 10. C'è ancora. Oh, è pieno di roba ancora anche qui. Ok, perfetto. 4. Non manca. No. Ragazzi. Aiutate, aiutate. Bene, bene, bene. Tanto non puoi lasciare il tuo territorio, stupido quello. Wow! Dove stai andando? Cosa stai facendo? Non riesce più a salire. Ok, ragazzi. Prendiamo altri Pikmin. E poi ne prendiamo un po' di tutti i tipi. Voi bevete il nettare. Tutti? Non ancora? Ok, ci siamo, ci siamo. 49. Ok, allora direi di tenerne una trentina. 25. Cinque gialli, 20 rossi, quanto ci rimane? 25, diciamo 13, 12 e 13. Ok, dovremmo essere 100, voilà. Multicolor. Ok, siamo pronti per affrontare qualunque pericolo. Ok,
incluso te, coletto nano. E per ora ti lasciamo qui. Abbiamo altro di cui occuparci. Magari elimino questo, così che non ci dà problemi in caso di trasporto tesori. Ok. Ora vediamo, qui c'era il la grotta rivelazione e qua servono i nostri amigos blu. 29, vanno bene. Quando ci sono queste zone d'acqua spesso c'è un... Oh, qui c'è un tesoro. Ma so cosa ci aspetta col tesoro. Quindi... Oh, rana di qua. Oh, un muro. Meglio mettersi al lavoro. Ci sono mostri là dietro? No, bene. Dicevo, a volte c'è una specie di roccia nell'acqua che serve da tappo. E eccola, vedete quella là? Là in fondo. Se la si distrugge con i pigmin blu, tutta l'area coperta d'acqua viene svuotata. E quindi si può procedere con tutto il resto dei pigmin. Ora, magari vado qui in esplorazione, anche se ho il dubbio di sapere. Qui c'è un tesoro sepolto, quindi serviranno i bianchi. Mentre qui... No, qui non c'è niente. C'è una stradina anche qui. Ah, no, è qui che c'è... Oh, salve! Mi sembra anche più grosso dell'ultimo. Ok, tu resta lì tranquillo, amico. Noi arriveremo, prima o poi. Tu non scappi, vero? Lasciamolo nel suo brodo. Ok, mostri nei paraggi. Non ne vedo. Sì, li vedo, ma sono abbastanza lontani. Quindi cerchiamo di distruggere questo... questo specie di tappo. E vedete com'è? Vedete, l'area è molto molto vasta. Già fatto? E voilà, come un bello sciacquone naturale. Bene, bene. Muy bueno. Qui c'è già un ponte, vero? No, è di là. Ci penso dopo. Olmo. Raccogli tutti i ragazzi. 70-30, siamo tutti. Allora, direi prima prendiamo il tesoro sotterrato. Ah, l'hanno trovato, ecco qua. Cercate ragazzi. Un carciofo, io non lo voglio. Ok, però aspettiamo a trasportarlo. Prima dobbiamo occuparci di quella vermentilla fastidiosa. Mi sa che non sarà facile per niente. Dov'è che era? Creepy, con tutto questo bianco mi sto perdendo. Ok, era qua, giusto? Sono tanto di prendere solo i viola. Vabbè, anche se ne perdo qualcuno, meglio rischiare. Però rossi e viola. Pronti, viola? Appena esce. Ho sbagliato tutto. Via. Dannazione. No.
Torna alla tua terra. Ok. Tornate. Ah, mostro. Muori, essere immondo. Ah. 9 pigmin ci hai mangiato, maledetto. E il tesoro è sotterrato, eh. Ok. 88. Alcuni sono caduti di là, vero? Bene, raccogliete quello che potete. Tesoro. Cerchiamo già anche il tesoro sotterrato qua attorno. Hop, hop, hop. Ed è arrivato il carciofo. A memoria si chiama boccone spinoso. Ah, non lo ricordo ancora. Ok, wow, un anello. Intanto trasportiamo anche i cadaveri. Blu, perfetto. E voi trasportate questo. E anche i blu, ok. Ah, tranquillamente abbiamo ottenuto un sacco di pigmin anche, quindi perderne 9. Sì, sono troppi perché ho sbagliato completamente. Non ho realizzato la profondità e li ho lanciati nel punto sbagliato. Abbiamo ottenuto la gemma rosa. Ok, trasporto. Ok. Raccogliamo i nuovi pikmin. Oh, mi sta laggando tutto. Che succede? Ok. '97. E gli altri. Oh, accidenti. No, 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 ferma, ferma. Sono tentato di fermare il video qua perché mi sta dando problemi. Quindi la prossima volta ci vedremo a fine giornata. E faremo il resoconto. E la prossima volta atterrerò di nuovo qui e cercheremo di... come si dice? Cercheremo di proseguire da quella parte, se non mi rallenta troppo il video, da quella parte dove abbiamo visto lo tutto quello spazio vuoto e poi c'è anche il ponte da... da far... Ah, ecco, adesso va normalmente. Il ponte da far costruire i pigmin. Quindi, grazie per aver guardato il video. Se vi piace, se volete iscrivervi, io vi saluto. Alla prossima da Lethal Blade Ninja. Ciao!